sulla cagna! Non c'è la centrale termica! Ma non si poteva fare in centrale termica? Stamattina il Machama l'amministratore e la domanda se che davo non c'ha il cartellino di una lavoratrice perché pareva che la fermesse un piattino. Vi prego ora di porre attenzione ad un altro aspetto fondamentale. Osservate i volti di questi sciagurati che maggior fortuna non hanno potuto avere se non quella di assistere a questo riprovevole e penoso spettacolo. Oh, bestia! Quella qui! Era chi facete a soci da mese con cerimonia? Ah! Dove ne punto? Non si vede che abbia da fare qua dietro. Vede, a qualora si dice di appello, o in quello di rinvio che si svolge in sede di appello, sia stata disposta alla rinnovazione parziale di un dibattimento. Ma che non capì niente quel veterino? La stazione totale elettronica TCR con ulteriore distanziamento EDM, meravigliosa. Il nuovo catasto edilizio urbano, sublime. La procedura automatizzata DOCFA epocale. Gli effetti del sistema ipertensivo che interferiscono con l'attività del sistema nervoso simpatico, ad esempio betanidina, guetanidina, alfa e beta bloccanti e bretiglio, può essere parzialmente annullato. Pertanto in questo caso lo può assumere occasionalmente. Alla vista, tripudio iridescente. All'odorato, stimolazione sapiente. Al gusto, gioia persistente. Nell'esofago discesa latente, nell'intestino turbamento imminente, nel fegato colpo incandescente. No, non sappiamo che cosa farcene dell'arte e della bellezza. Quel che vogliamo è l'emozione interessata, il potere di deflagrazione connesso al gesto. Allora, la realtà ti sta contemporaneamente al diritto del rovescio. L'allucinazione scelta come principale mezzo drammatico. Oh no, Carlo. Se lei dice così, vuol dire che non è del mestiere. Lei dà importanza a qualcosa che le preme di più. Se fosse del mestiere, si lascerebbe ammogliare lei stesso per primo. Perché questo è il segno che si è del mestiere. Il padre dai bambini, le dico, che quando il gioco lo vivono come fosse io. Se lo siamo stati una volta, bambini, possiamo esserlo sempre. 555 chilometri. Tutti solco. Io sono l'alpinista modello. E la mia vita è in rapporto armonioso con lo splendore e la spiritualità della natura. Sono equipaggiato con scarpe in Gore-Tex, calze in Piedolex, canottiera in Prudotex, mutande in Pallotex e pantaloni in Culotex. Sono inoltre equipaggiato con GPS, ABS, UPS, GPL, CDL, GIS, VIL, Vodafone, Telecom, Codacom, Cofas, Irpef, Lido, Igo, Shiva, Brava, Bisbu, Babalu, Magalu! Questo è bello, Andreuto! Siete proprio un dramma scalzone! Ah, potessi a poco fare un...
ormai legioni di figli. Si impedisce di massacrare tutta la famiglia di mente che loro posto. Ah, madre Ugo, mi fate torto. E fra poco mi passerà lo spiedo. Oh, povera disgraziata, se tu mi passassi lo spiedo, mi ci commenderebbe il fondo delle canzoni. E va bene, conso, non ho forse un culo come gli altri. Ma il tuo posto del culo vorrai sistemato ogni giorno. Potresti aumentare senza limite, perché c'è mangiare spessissimo del salame e andare in giro in carrozza. Se fossi re, farei costruire una grande cappellina, come quella che avevo in Aragona, e che quei gaglioffi spagnoli mi hanno impudentemente rubata. Potresti anche procurarti un ombrello e un gran campano che ti cadesse fino ai piedi. Cedo alla tentazione! Pezzo di merda e merda e merda! Se li incontri in un angolo del bosco, giuro, passerà un gran brutto quarto d'ora! Bene, padre Ugo, ora sei diventato un vero uomo! Oh, io, capitano dei dragoni, massacrare il re di Polonia, piuttosto morire! Così resterai fidocchioso come un topo, padre Ugo! Ventre blu per la mia candela verde, preferisco essere pidocchioso come un magro e bravo topo, piuttosto che ricco come un cattivo e grasso gatto. E la cappellina? E l'ombrello?